Ciao a tutti, per questo secondo video di test ride con la Fricona, con la ruota da 19, adesso scendo giù dai monti, voglio provare delle strade un po' più veloci, un po' più classiche, una bella statalona, una bella provincialona, e vediamo anche in questo caso le sensazioni. Mettiamo in moto. È un'accensione morbidissima. Quindi, drive. L'erogazione in prima, la partenza è morbida, come mi diceva Matteo. Oh, che belle le manopole riscaldate, finalmente ho trovato il modo di non far soffrire le mani. Non c'è un tastino dedicato, bisogna entrare nel menu e regolare. Un laghettino minuscolo. Io non riesco proprio a comprendere come si possa essere detrattori della ruota da 19. Per un uso stradale si intende. Va giù come una bicicletta. Fantastico anche il non doversi preoccupare di scalare. Ti ritrovi sempre con la marcia giusta al punto giusto. Scendo nuovamente a Sondrio, attraverso Sondrio e poi riprendo a salire direzione Teglio. Alziamo il cupolino. Questa è la strada panoramica del vino. Considerata una delle zone più belle della Valtellina. E credo a buon ragione. Bisogna adeguarsi un pochino alla posizione di tutti questi tasti. C'è una quantità enorme di tasti. Spesso schiaccio il tasto delle frecce al posto della paletta per scalare. Che bello, senza frizione! Ci si abitua subito! Questa è una zona bellissima, guardate come si apre, che bella! Io ne approfitto intanto per ringraziare ancora una volta Matteo di Honda Steel Moto Sondrio, che mi permette di fare questi video con i suoi bolidi. Queste sono mele, 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 mele. E qui, se non son mele, son vigneti, e se non son vigneti, sono mele. Questa è la Valtellina. Ecco, andando in giù a destra si raggiunge la statale 38, la mia odiatissima statale 38. A sinistra invece continuiamo lungo la strada panoramica del vino, che ci porterà a Teglio. Come rosso o verde? Si capisce. Rosso. Qui dobbiamo girare a sinistra. Io tocco fantasticamente con entrambi i piedi e non sono uno stangone, eh? Mettiamo in sport.
stato Ruggisce era Africa. Bisogna fare attenzione perché ti invita ad andare di gas, che cavolo! La frenata è sempre, diciamo, la cosa che mi entusiasma meno. Sale su di marcia e scala sempre al punto giusto. Io devo fare attenzione perché rischio di farla impennare e non ho voglia, perché mi prenderei troppa paura. Sono sincero, quando rallento, quando tocco il freno, subito scala. Sentite, il cupolino protegge bene, non ho fastidi, sono con la visiera del casco aperta. C'è anche da dire che una volta presa confidenza con la leva del freno, ovviamente si modula il proprio cervello alla frenata. Io sono abituato al GS che ha un mordente maggiore, più aggressivo. Siamo quasi arrivati a Teglio. Teglio, che dà il nome alla Valtellina. Valtellina significa infatti Val di Teglio. Leggendo i commenti di tantissimi, il 21 sull'Africa sarebbe la ruota ideale, il 19 sarebbe una bestemmia. Adesso io mi chiedo perché. Sì, siamo d'accordo, la storia della moto è col 21, però nella vita si evolve, si progredisce, e anche se non si evolve, si progredisce, comunque si cambia. Che necessità c'è di avere il 21 quando fate il 99% strada e l'1% fuori strada? Quanti di noi fanno fuori strada serio? Quanti? Quanti di noi utenti, diciamo, comuni, stanno invece su strada e hanno anche difficoltà a fare i comuni tornanti, non dico quelli dello Stelvio? Perché una moto fantastica come l'Africa non deve avere il 19? Secondo me la scelta di Honda è stata super azzeccata. Questi sono miei pensieri, sono mie considerazioni riguardo al mio modo di intendere la moto, l'andare in moto e il motociclismo, in relazione anche alle mie caratteristiche, diciamo, biometriche, la mia altezza, il mio peso, la mia massa muscolare, eccetera. Poi alla fine sarà il mercato a decidere se è una scelta valida o meno. Per il resto, che dire, questo scarico urla alla grande. Non mi piacciono tanto tutti questi pulsanti, o perlomeno se proprio devo scegliere tra 1000 pulsanti e il rotellone del GS, preferisco i 1000 pulsanti, perché il rotellone è proprio l'odio. Però, per esempio, in moto, considerato però che io non sono abituato a questa moto, io facevo fatica a trovare la paletta della scalata e la scambiavo spesso con il tastino delle frecce. Come al solito è tutta una questione di abitudine, però obiettivamente i tasti sono tanti, anche perché sono tanti di qua, ma ce ne sono anche di qua. Se proprio devo parlare di una caratteristica che non mi è piaciuta, o perlomeno che non mi ha entusiasmato tantissimo, è la frenata, un po' morbida. Un mordente più aggressivo mi sarebbe piaciuto di più. L'estetica è quella della classica Africa. La ruota da 19 sarebbe sproporzionata e sgraziata.
anche in questo caso tutto è relativo, relativo al proprio modo di intendere estetica e proporzioni. Se proprio devo esprimere il mio giudizio, a me piace molto di più con la ruota da 19 che non con la ruota da 21. Bestemmia che ho detto. Voglio concludere questo video con una considerazione mia personale, può essere anche opinabile. La considerazione è che non esistono mai le verità assolute, non esiste mai il bianco o il nero, esistono le verità relative, le verità che sono valide per ciascuno di noi, quindi sono relative al nostro modo di intendere le cose, e sono verità relative alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni, alle nostre esperienze, per cui niente assolutismi. Quindi, cari assolutisti del 21, ditemene quante ne volete, ma tanto la verità è che nessuno ha ragione, e voi, né io.